Ciao ragazzi, benvenuti in questo secondo video dedicato alla tecnica del Bunchik. Per chi non l'avesse ancora fatto, vi invito ad andare sul mio canale YouTube, ad iscrivervi e a vedere il primo video dedicato a questa tecnica, dove parliamo del thumb picking e vi spiego il giro di accordi che utilizzeremo per fare gli esercizi. La scorsa volta abbiamo fatto gli esercizi utilizzando soltanto il basso alternato col pollice, in questo modo. Stavolta invece iniziamo ad utilizzare il medio e l'indice, così da creare quel controcanto tipico di questa tecnica. Allora, dobbiamo suonare contemporaneamente il pollice e il medio, e quando suoneremo il Mi, la quarta corda, dobbiamo suonare anche la terza in contemporanea con l'indice. Quindi sarà così. Lo faccio vedere più da vicino. Ok, facilissimo. Rifacciamo tutto il giro lentamente. Vi ricordo che per sapere gli accordi da utilizzare per fare questi esercizi dovete guardare il primo video, dove vi spiego accordo per accordo. Ok, una volta che vi siete esercitati lentamente con questa ritmica ed il giro armonico, possiamo provare a farla un pochino più veloce. Adesso siamo pronti per passare alla seconda formula ritmica ed al secondo esercizio. Allora, ascoltate bene la differenza. Prima era questa la ritmica. Adesso è. In pratica non facciamo altro che dividere il secondo movimento. Invece di fare. Facciamo. Ascoltate bene. Ok, vi è chiaro? Perfetto. Suonerò il secondo esercizio la prima volta lentamente e dopo a velocità invece un po' più sostenuta. Thank you.
Adesso siamo pronti per suonarlo a velocità più sostenuta. Ok ragazzi, spero che vi sia tutto chiaro. Ovviamente scrivetemi nei commenti se volete spiegazioni più dettagliate. Vi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettetemi un bel pollice in su se il video vi è piaciuto ed iscrivetevi anche al gruppo Fingersci Your Life. Vi aspetto per il prossimo tutorial. Ciao, buon lavoro!